tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video makeup per quanto riguarda San Valentino. Questo video è in collaborazione con Fabiana Lizzi, quindi troverete il link del suo canale giù nell'info box e vorrei fare un makeup molto molto particolare. Perché proprio per questa giornata ho messo sugli occhi il primer di Anastasia Beverly Hills e vorrei utilizzare questa palettina. Perché voglio utilizzare questa palettina? Perché voglio fare un make-up rainbow. Quindi voglio fare un make-up proprio per tutti, per l'amore in generale, non soltanto a San Valentino, quindi soltanto per quanto riguarda due persone. Io festeggio sempre San Valentino. È inutile dirvi gli ombretti che utilizzo perché mano a mano li vedete che sto utilizzando. Io festeggio sempre San Valentino, lo festeggio esattamente da 26 anni perché sono 23 anni che io sono sposata. Ebbene sì, mi sono sposata da piccola. Molto 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 piccola. Allora, c'è stato un piccolo problema con la Neve Cosmetics. Andrò a utilizzare la Carnival perché siccome questo make-up già l'ho fatto un bel po' di volte e l'ho cancellato perché non mi piaceva com'era il risultato finale, utilizzerò Be Perfect perché ho tolto così tante volte l'ombretto sulla mia pelle che qualsiasi ombretto non vuole scrivere. Quindi utilizzerò la Be Perfect. Quindi vi stavo dicendo che io a 26 anni esattamente che festeggio San Valentino perché a 23 anni che sono sposata e più 3 anni di fidanzamento, quindi a 26 anni esatti che io festeggio. Allora, cosa vi volevo dire? È bello in questo periodo, sì, ora bere l'acqua proprio. In questo periodo è bello andare fuori a fare le cene proprio per San Valentino. Io ne ho fatte veramente, veramente tante, ma tante, 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 quelle cene già predisposte per quanto riguarda il cibo. Ad esempio c'era tipo antipasto e pizza, le solite cavolate. Invece ultimamente col fatto che mio marito lavora tantissimo e quindi lavora anche a orari un po' più particolari, non c'è più quel fatto di andare fuori e mangiare comodamente seduti, eccetera, eccetera. Quindi cosa succede? Che spesso io cucino a casa perché a me piace tantissimo cucinare pesce e quindi mi capita di fare proprio delle cene a base di pesce. Che io adoro perché è il mio piatto preferito e quindi faccio tipo spaghetti alle vongole o pesce proprio normale, sempre tipo crostacei perché è la cosa che mi piace di più in assoluto. Quindi, cosa vi voglio dire? Se avete voglia di mangiare qualcosa, non per forza dovete uscire. Cioè, io ho visto molti video che adesso non si può uscire, quindi non si può festeggiare San Valentino. Questa è una cosa sbagliatissima. Anzi, vi dovete inventare qualcosa voi proprio per far sì che non passi inosservato questo San Valentino. Perché dobbiamo festeggiare. Cioè, io di solito lo festeggio con mio marito e i miei figli perché almeno fin quando loro non sono fidanzati, preferisco che loro festeggiano con noi perché l'amore è in generale, non è che è solo per marito e moglie o fidanzati o conviventi e tutto, ma l'amore è in generale. Figuratevi che una volta noi abbiamo festeggiato con mia sorella, la mia migliore amica, perché mio cognato era lontano, poi c'era mia migliore amica, c'erano i miei nipoti, abbiamo festeggiato tutti insieme. Dice, ma non è San Valentino, è tipo una festa delle gommare. Però che significa? Cioè, non è che San Valentino deve essere fatto soltanto tra due coppie, ma è in base anche all'amore che c'è attorno. Voglio mettere un po' di fucsia nella parte di sopra e quindi che dirvi? Allora, perché voglio fare un make up un po' più rainbow del solito?
Perché purtroppo vedo delle cose che non mi piacciono per niente su YouTube, per quanto riguarda anche ragazzi e ragazzini che vengono maltrattati soltanto perché hanno dei gusti diversi dagli altri. Ed è una cosa che io non sopporto assolutamente, perché ognuno deve essere libero di esprimersi e libero di volere la persona accanto al suo gusto. Non devono decidere gli altri, perché è facile dire che è una cosa sbagliata e tutto. Io ad esempio parlo anche tipo in base al make-up, no? Allora, non so fin quando è stata accesa la fotocamera, spero che almeno la parte iniziale si è vista, perché ho stoppato che avevo ricevuto una chiamata, poi ho fatto il rainbow che vedete qui negli occhi per quanto riguarda i glitter, ma la fotocamera non mi ha registrato, quindi ambedue gli occhi, perché sono molto molto fortunata. Comunque, ho utilizzato, lasciamo perdere, ho utilizzato la 24 Artist di Morphe e ho utilizzato per l'esattezza questa fila fino al blu, e poi ho messo al di sopra i glitter proprio degli stessi colori. Quindi quello che vedete negli occhi è questo. Andiamo a fare la base, che farò una base leggera, perché ho la febbre, diciamo, delle labbra, e quindi non mi posso proprio truccare benissimo. Andrò a mettere il correttore, questo qui di Astra, qui negli occhiali. Allora, io di norma vi ho parlato, boh, non mi ricordo nemmeno più di che cosa stavamo dicendo. Riguardava anche il make-up che volevo realizzare, che è un rainbow. E questo perché, sinceramente, perché volevo dedicarlo a tutti gli innamorati, qualsiasi genere sia. A me non interessa, sinceramente, perché io sono nella libertà di amare le persone che volete. Scusate, prendo il fondotinta. Andrò a mettere un po' di fondotinta perché questo giallo non mi piace. Perché vi dico questo? Perché spesso capita di vedere determinate scene su TikTok o altri siti, e sinceramente io da genitore sono cose che non mi piacciono, perché io penso che ogni persona è libera di amare la persona che vuole, che sia dello stesso sesso, che sia dello stesso gruppo sanguigno, perché anche qui ci sono persone contro. Che sia di etnia diversa, cioè, perché dobbiamo stabilire noi chi devono amare le altre persone? Come nessuno, diciamo, tra virgolette, vi dico la mia, come nessuno ha detto qualcosa a me quando io mi sono ho scelto mio marito ha scelto me, eccetera, eccetera, nessuno deve fare al contrario per altre persone. Noi non siamo nessuno per decidere chi deve amare chi. E quindi il mio trucco, il mio San Valentino, lo dedico a tutte quelle persone, specialmente a tutti quei ragazzi, perché molte persone, cioè le persone adulte che hanno un vissuto e tutto, sono anche più, come si dice,
già formate, quindi hanno una specie di corazza, ma i ragazzini, specialmente quelli piccoli, che vedo spesso, sono molto molto fragili e questa cosa mi dà troppo troppo fastidio, specialmente data dai genitori. Cioè, io quello che vedo è anche un rifiuto per quanto riguarda proprio i genitori, e questa è una cosa che io non concepisco assolutamente, perché i genitori dovrebbero essere gli alleati per quanto riguarda i figli in generale. Invece spesso vedo dei genitori veramente che fanno, scusatemi la parola, fanno schifo. E quindi il mio make-up lo dedico a tutti questi ragazzi. Quindi lo dedico sinceramente all'amore in generale, per non fare differenza, io dedico questo make-up all'amore in generale. Spero ovviamente che vi piaccia, perché ovviamente è un modo mio, come diciamo l'interpretazione la do a modo mio e a me piace così. Spero ovviamente che vi piaccia. Adesso vado a mettere la cipria. Considerate che fra un quarto d'ora io mi strucco, però volevo proprio farvi un make-up, quindi lo dedico a tutti gli innamorati, piccoli, grandi, ecc. E ovviamente con la scusa dell'herpes e tutto. Non metteremo niente sulle labbra, perché le labbra devono stare nude, perché dobbiamo sbaciucchiare il nostro compagno, la nostra compagna, e quindi è meglio lasciare libera la posizione. Andrò a mettere questo come sia blush che come illuminante. Mi sono divertita tantissimo a fare questo make-up, molto molto rainbow. Mi dispiace soltanto il fatto che, non lo so, questa è la seconda volta che io credo che sia la schedina che devo togliere, perché è la seconda volta che mi succede. L'altra volta quando fu di un make-up e l'ho dovuto rimandare, e anche questa volta, quindi mi sa che c'è qualcosa che non va in questa schedina. Però spero che almeno si sia capito tutta, diciamo, la procedura del make-up. Non è che dice. Non si vede, non è che succede qualcosa, Stefania, però mi piaceva tantissimo farvi vedere come ho realizzato il make-up. Ovviamente dobbiamo brillare come non mai, perché siamo delle persone molto luccicose. Stavo per metterlo sulle labbra, meno male che ci ho ripensato. Bene, questo è il make-up che ho realizzato. Spero ovviamente che vi piaccia. Questa è la mia proposta. Ovviamente ho il maglioncino abbinato alle mie ciocchettinos. Questi sono i capelli che mi ha fatto la mia migliore amica. Spero ovviamente che vi piaccia il tutto. Questa è la mia proposta per quanto riguarda San Valentino, quindi io direi che l'amore è l'amore in generale, quindi per qualsiasi persona voi avete accanto. Quindi che dirvi di più, ragazzi? Io spero ovviamente che il mio make-up vi sia piaciuto. Vi ripeto, non mettete niente sulle labbra, non vi conviene. Io ovviamente passerò il mio San Valentino con la mia famiglia, quindi con mio marito e i miei figli. Lo passeremo insieme, quindi preparerò qualcosa per i miei tre uomini. Quindi il mio amore lo darò a loro come tutti i giorni, perché cucino sempre io. Quindi mettete nei commenti come passerete il vostro San Valentino, se da soli o in compagnia o anche con gli amici, perché San Valentino non è che è soltanto per due persone, è anche in base all'amicizia, lo potete anche allargare in questo modo. Io l'ho fatto con mia sorella e la mia migliore amica, quindi è una cosa molto molto carina. Scrivetemi nei commenti, voglio sapere voi come passerete questa giornata.
Noi ovviamente la passeremo a casa, e, in caso vi metterò qualche fotina, faremo forse qualche torta, non lo so, poi vedrete tutto su Instagram, quindi vi metterò anche tutto per quanto riguarda Instagram. Ovviamente appena finite di vedere questo video andiamo subito a vedere cosa ha combinato la Lizzy perché è stata una proposta che gli ho fatto all'ultimo minuto. Mi dispiace soltanto che Betty non è riuscita a fare questo video, ma anche lei ha fatto un make-up per quanto riguarda San Valentino che io vi metterò giù nell'info box perché essendo una Makeup Angels non poteva mancare il suo video. Quindi io saluto, gli mando un grossissimo bacio a Betty e ovviamente ricordate sempre che ogni martedì esce un video delle Makeup Angels, quindi non lo dimenticate. Questo diciamo è una chicca in più che volevamo fare. Però non dimenticate sempre ogni martedì. Per questa settimana, se non mi sbaglio, è un make up anni 80, quindi vediamo cosa combineremo tutte e tre. Io saluto e ringrazio tantissimo Fabiana Lizzi, gli mando un grossissimo bacio e a voi cosa dico ogni volta? Se vi è piaciuto il mio make up, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!